Cominciamo lo studio della meccanica newtoniana. La scienza della meccanica come è stata costruita da Newton. La scienza della meccanica è un metodo di prima classe per calcolare come le forze influiscano sul moto dei corpi. Quando io dico un metodo di prima classe, intendo una cosa molto semplice. Corpi piccoli come queste particelle di fumo, o grandi come pianeti, come qui Giove con una delle sue lune. Guardate quella luna che arriva da sinistra, seguita dalla sua ombra. O moti lenti come lo sbocciare di un fiore. O rapidi come le particelle alfa che lasciano tracce in una camera a nebbia. In tutti questi casi possiamo calcolare quale forza fa cambiare lo stato di moto di un corpo. Volendo essere un po' più pignoli del solito, potremmo voler cominciare con una definizione di forza. Potremmo utilizzare quella data da Newton nei suoi Principia. Egli scrisse: la forza impressa è un'azione esercitata su di un corpo allo scopo di cambiarne lo stato, sia esso di quiete o di movimento uniforme lungo una linea retta. È un'ottima definizione da manuale. Ma certo voi fin dalla prima infanzia avete acquisito delle solide nozioni, buone nozioni intuitive, di ciò che una forza può fare. Talvolta si usano due forze per stirare o piegare una cosa che torna a posto quando la si lascia. Talvolta due forze la piegano finché si spezza. Talvolta una forza accelera un corpo e ne aumenta la velocità. Talvolta una forza accelera un corpo e ne cambia la direzione del moto. Talvolta una forza accelera un corpo e lo frena. Insomma, sto dicendo che le vostre nozioni intuitive sulle forze sono buone quanto quelle di un fisico di professione che abbia avuto sempre a che fare con tali forze. E la ragione è alquanto semplice. Anche voi avete sempre a che fare con queste forze. Però ci sono un paio di punti in cui credo che le vostre nozioni sulle forze differiscano un poco dalle mie. Precisamente, voi pensate che le forze abbiano origine dal contatto fra oggetti. Voi pensate che questa palla da tennis entri in contatto con la racchetta. Che questa sfera per demolizioni butti giù quell'edificio per contatto. Che anche quello che fanno questi giocatori sia un contatto. Voi li considerate come contatti fra due corpi, come nel caso in cui il corpo A spinge il corpo B e pensate che si tocchino. Ma prima che il corso sia finito, voi scoprirete che la nozione di contatto di corpi che si toccano è in verità molto strana, che in realtà, quando il corpo A spinge il corpo B, c'è spazio vuoto fra di loro. Così possiamo dire che il corpo A è qui e il corpo B è qui e uno spinge sull'altro a distanza. Ma c'è un'altra differenza. Voi probabilmente credete che vi sia un'immensa varietà di forze nella natura. La forza di gravità. La forza di pressione in un gas. Le forze che tengono in aria questo aeroplano. La forza del vento. Le tenui forze della tensione superficiale che tengono insieme questa goccia d'acqua. Le forze magnetiche che fanno andare le macchine dell'industria.
Ma io voglio farvi rilevare che fra tutte queste forze ci sono solo tre tipi fondamentalmente differenti e che ogni forza è una forza o l'altra di questi tre tipi fondamentali. I tipi fondamentali sono i seguenti. Dunque, primo, la forza di gravità. Secondo, le forze elettriche. Terzo, ma non meno importante, le forze che si hanno nel nucleo atomico, chiamate forze nucleari. Certamente queste forze differiscono fra loro in moltissimi modi, ma c'è una cosa che hanno in comune, e cioè che tutte quante dipendono dalla distanza fra i corpi sui quali agiscono. Ora studiamo in primo luogo la prima forza, la forza di gravità. È una forza potente, e tutti voi pensate che deve essere enorme. Dopotutto tiene insieme l'universo e fa girare la Terra sulla sua orbita. Ma come sarà la forza di gravità fra due oggetti ordinari? Per vederlo basta fare un esperimento, fra poco lo faremo. Prima di passare al vero apparato, vediamo un po' con cosa lavoreremo. Ecco due bottiglie d'acqua e...